Assolutamente. Presidente, questa ragazza qui ha fatto emozionare tutta l'Italia. Allora, anche nonno Mattarella. Allora, stavamo quasi seduti vicini, c'era Pancalli e poi c'era lei. La vedevo tutta un po' agitata, dico come va? Dice no, non puoi capire, non puoi capire, sono agitata, sono emozionata, sono tesa. Ma dai, ma che ti frega? No, no. Allora facevo, non ti preoccupare, vedevo però che con la manina stava, sai col piedino, quello tutto tremolante, eccetera. Poi mi fa, vado a leggere, poi però mi dici come sono andata, ha conquistato tutti, ha conquistato tutti, perché ha toccato le corde giuste, soprattutto perché ha raccontato se stesso, ha raccontato quello che sentono, pensano le atlete, in assoluto tutti, e poi vi voglio dare una chicca. Se voi fate un sondaggio adesso tra tutte le persone delle delegazioni, tecnici, presidenti di federazione, membri di giunta, sponsor, istituzioni, ma soprattutto sue colleghe e suoi colleghi, la prima cosa che tutti mi hanno detto, press, complimenti per Arianna e complimenti per il discorso che ha fatto Arianna. Beccate questa. L'hanno fatta lei, complimenti. Anche il suo discorso però, insomma. Anche il suo discorso è stato significativo. Significativo, un po' diverso rispetto al solito. Cioè, eravate concentrati. Non eravate distratti. Ci deve dire qualcosa. Insomma, era diverso proprio perché segnava dei punti importanti. Sì, ma dico solo cose che esistono, cose reali, inconfutabili. Tutte quante poi in positivo, nel senso in propositivo, nulla mai con spirito, diciamo, critico, con spirito, diciamo, di evidenziare che c'è una realtà che è meravigliosa, ma al tempo stesso non dimentichiamo dove sono i problemi. Problemi che noi siamo i più grandi tifosi che vengono risolti, però oggettivamente non è nel nostro. Chiara, ma lo sai che, non ti ho visto? E dov'è Chiara? Ti posso dire una cosa? Cioè, praticamente la metà del discorso era su Chiara. Scusa, è invidioso. La metà del discorso era su Chiara. No, forse il 60%. Tu lo sai che donna è Chiara. No, proprio altra categoria.